Buonasera a tutti i videoascoltatori di Liberi.tv. Questa sera puntata particolare perché abbiamo Giancarlo Calciolari, psicanalista cuoco, che sappiamo è l'ideatore delle trasmissioni A Tavola Con. Questa sera invece A Tavola Con Giancarlo Calciolari. Buonasera Giancarlo. Buonasera a tutti. Giancarlo, io Dite come prima che sì. domanda vorrei proprio iniziare con il chiederti come nascono le tue trasmissioni? Insomma, un cuoco, uno psicanalista, un artista, sei un po' di tutto questo? C'era la doppia voce, mi scuso, adesso l'ho tolta. È una ricerca la mia che nasce da più di 30 anni e quindi lungo varie piste di ricerca con l'occasione alcune di queste ricerche e quindi incontri con filosofi, con musicisti, con artisti, con scrittori hanno l'occasione di iscriversi anche con i video. Perfetto. Io volevo chiederti un'altra cosa che secondo me è molto importante. Questa associazione che tu fai, cibo psicanalisi, che diciamo un po' così, e soprattutto dialettica, è un po' come mettere, diciamo, mente e razionalità in collegamento. Cosa ne pensi di questo, di quello che sto dicendo adesso? Sì, questa associazione cibo, sono ancora in linea? Sì, in linea, come no? Sì, d'accordo, perché c'è. D'accordo. L'associazione tra cibo e psicanalisi c'è nel senso che non si tratta tanto della psicanalisi del cibo, che sarebbe una psichiatria del cibo, una psicoterapia del cibo, ma un'associazione di quel che è lo statuto del cibo nella vita, lo statuto del cibo, quindi anche nella psicanalisi, una cosa che solitamente è trascurata. Certo. Ma a questo punto ti faccio una domanda, diciamo, attinente al cibo. E immagino che spesso ti possa capitare di avere a che fare con persone che abbiano disturbi alimentari, sia in un verso che nell'altro, ovvero sia chi mangia troppo, chi mangia troppo poco. E tu in questo caso come ti poni con queste persone? E soprattutto se pensi che anche i media, alle volte, con la posizione della donna troppo magra, il voler magari far significare che gli stilisti utilizzano, una volta ho sentito dire, le donne come delle grucce. Cosa pensi, insomma, dell'esposizione mediatica in questa situazione? Allora, è evidente che c'è una pressione mediatica e commerciale Certo. enorme sulla questione del cibo, che si esprime nei termini che hai detto e anche a infiniti livelli che forse non ci pensiamo. Faccio appena un accenno: se noi passeggiamo tra l'Europa e gli Stati Uniti, ci accorgiamo, per esempio, di un uso massiccio dello zucchero anche nelle salse salate negli Stati Uniti e che noi stiamo prendendo questa via. Quindi ci sono azioni e pressioni di fatto per ottenere alcuni risultati che insomma alla fine si traducono sempre in business. Quanto poi rispetto al primo punto della domanda, cioè a coloro che mangiano troppo o mangiano poco, con le distinzioni che ci sono anche tra anoressia, bulimia e obesità, che sono differenti, è chiaro che al livello in cui qualcuno si pone la questione, a livello anche di chi comincia un'analisi, la pressione sociale, i modelli sociali rispetto al cibo sono importanti e possono anche far parte dell'analisi stessa, ma c'è una questione che va affrontata ed è com'è che questa
assunzione di cibo con perdita di peso o iperpeso viene giocata per qualcuno. L'analisi è questa, cioè com'è che il cibo in questo caso interviene nella vita, perché ne abbuffo o perché ne mangio di meno. Cioè, l'analisi non è la sociologia della questione che si occupa appunto della società. L'analisi per ciascuno è particolare, è singolare, è unica. E quindi, sebbene per esempio esternamente o fenomenologicamente possa trattarsi di un caso di obesità, per fare un Sì. esempio, in realtà ciascun caso è differente dall'altro. E quindi la questione del peso in quel caso ha un valore piuttosto che un altro, ha una via piuttosto che un'altra e va rispettata. Estremo direi, cioè tutte le idee che noi abbiamo e che gli psicanalisti hanno sul cibo di fronte al caso sono in sospeso, non sono Certo, da certo. applicare, dovrei dire che L'interesse quasi non servono a del nulla, paziente, sono soprattutto. inservibili. Emerge qualcosa di singolare e allora esatto, è proprio in paziente e allora può emergere qualcosa di differente da quel circuito in cui ognuno pare preso come in una prigione. Certo. Un'altra domanda che mi interessava farti come psicanalista è quello che spesso si ci domanda: il sesso può Sì. essere un'arma di potere? Nel senso, quanto secondo te le donne sono consapevoli che quest'arma posseggono e la possono usare? Ed alcune forse la usano anche. Allora, non è semplice, pare semplice come questione. Di certo nel sistema del potere, nel sistema della lotta tra gli umani, tra le caste, tra le classi, tra i ceti, tra i gruppi, è un'arma di potere e rispondo in modo ironico. La seconda parte della domanda, e di sicuro le donne sono consapevoli di questo. La divisione della società, questa divisione che è immaginaria, che è arbitraria, che non è strutturale, eppure attenendosi, come dire, sembra più vera del vero, in questa costruzione fantastica, che sembra di pietra, e c'è questo tipo di arma, ma quello che invito ad elaborare è che la presunzione di questo potere, per cui che ne so, gli uomini avrebbero la clava e la donna avrebbe il sesso come arma, è una fantasmatica che regge da millenni, ma che il femminismo, per esempio, mette assolutamente in discussione. E la psicanalisi pure. Sono due vie differenti, ma su questo aspetto sono forse le uniche due interrogazioni radicali sulla questione. Altrimenti, tutta la filosofia del potere, la sociologia del potere, l'antropologia del potere è interna al modo di spartizione di questo potere. Certo. C'è un potere della parola che è lo stesso potere di cui parlavo prima, che è quello del singolo, che nella sua analisi, nella sua vita, s'accorge, per esempio, che la vita può anche non essere una semplice rincorsa alla spartizione di una fetta di potere. Certo, questo è vero. Mi domando quindi, siccome noi siamo alla fine, questa è una web TV, viviamo in un'era che è quella della comunicazione, quindi questa comunicazione avviene con strumenti che alle volte possono essere considerati invasivi, almeno dal punto di vista della privacy. E quindi, ti domando, siamo tutti un po' guardoni e allo stesso tempo esibizionisti?
Carlo, mi Ci senti? atteniamo alla superficie delle cose. Non... Sì, ti sento. Sì, No, se no, ci scusami. atteniamo alla superficie delle cose, anche qui non si può rispondere che... Pronto? Sì, prego, Mi prego, vai, vai. sentite? Sì. Sì. Sì, la questione della privacy è una cosa enorme, non, diciamo che quasi non fa parte della ricerca, non me la sono posta. Per un'analisi differente, per considerazioni differenti, cioè a me pare che il discorso sulla privacy, il discorso quello dominante e sulla questione anche con tutti questi elementi di apparente difesa, in realtà il risultato sia quello che se questa fantomatica privacy esiste, beh, sia quanto di più bistrattato. Noi oggi tra questa trasmissione compresa, tra i telepass in autostrada, il telefonino, il conto bancario, eccetera, siamo registrati. Ma non come dire, non va a toccare l'essenziale della vita. Fenomeni come quello di Facebook non fanno altro che abbattere ulteriormente questa questione della privacy, anzi direi che c'è questa ricerca, no, affannata, l'aveva annunciata a suo tempo Andy Warhol, no? Che ciascuno avrà i 15 minuti di gloria al televisore. Non è quella la questione, è piuttosto quella dell'esperienza originaria di ciascuno. Questa privacy è privacy di cosa? Di quale vita? Quella è la questione. Certo, Se è una no, vita no, che ma richiede la io... vita pubblica, non si pone nemmeno il problema. La nostra vita è... Allora, in senso, può esserci comunque quella questione, ma riguarda il caso, cioè che ci siano guardoni ed esibizionisti. Se vuoi la citazione nobile, è una teoria di questa, la teoria del situazionista Gilbert, che ha scritto La società dello spettacolo. La società dello spettacolo, come analisi, reggerebbe ancora, poi sono altre questioni da valutare, ma appunto queste domande, no, che paiono semplici, io potrei rispondere semplicemente sì o no, ma in realtà, cominciando a leggerle si presterebbero a ulteriori considerazioni, però per permettere anche le altre domande, no? Per ciascuna domanda cerco di essere breve. Prego. Certo. No, no, ma puoi tranquillamente dilungarti anche perché se fai dei riferimenti come l'hai fatto poco fa vanno benissimo. Ti chiedo una cosa che secondo me è anche attinente a quello che possono essere, diciamo, non tanto i problemi, della vita quotidiana. Secondo te i traumi nell'infanzia possono ca caratterizzare il futuro dell'individuo? Allora, quella che è la psicologia alla Freud, per fare il breviario freudiano o anche lo psicologismo di massa, è chiaro che oggi tutti direbbero di sì. Tuttavia, l'analisi originaria in cui ciascuno si mette in gioco, ed è un gioco che non ha mai giocato, dice che questa equazione familiare è un incubo, è un fantasma. Certamente se in un'analisi interviene come fantasma, occorre assolutamente analizzarlo. Potremmo dire che questa teoria della predestinazione psichica, possiamo anche chiamarla così, per cui X uguale alla funzione di Y, no? Quello che noi siamo stati nell'infanzia, noi lo siamo adesso. Ecco, questa è
una fantasia di ripetizione della vita uguale identica in un unico circuito, no? Per cui qualcuno sarebbe nato in una casella e dovrebbe morire in quella casella, no? C'è un detto siciliano molto interessante, no? Che lo dico in traduzione italiana, no? Chi nasce rotondo non può morire quadrato. Si dice È anche da noi, un'ironia. eh? Io direi che per rispondere a questa domanda, sì, in Calabria, per rispondere brevemente potrei dire che chi nasce rotondo può morire quadrato, ma è ben altro che morire. Chi nasce rotondo può avere un destino che non ha più nulla a che vedere con la rotondità e con il girare in tondo. Quindi i traumi dell'infanzia, boh, intanto adesso non faccio una lezione di Freud, ma insomma Freud, questa nozione di trauma a un certo punto diventa quella di fantasma primario, cioè si accorge che la famosa teoria della seduzione, si accorge che molti episodi di seduzione che c'erano erano un fantasma di seduzione, non erano un fatto. Non Rimane da avvenivano. interrogarsi là dove è fatto, non è che la fantasia primaria dispensi da tutti le violenze che ci sono quotidianamente e che possono far parte di quello che comunque potremmo chiamare, tra virgolette, trauma nell'infanzia. Tuttavia, rispetto alla questione se un trauma nell'infanzia possa bloccare e caratterizzare proprio la vita di un individuo, la scommessa appunto è che non è assumibile nemmeno nel caso in cui ci sia stata violenza. È la scommessa di chi ha avuto un'infanzia difficile, no? Che si rappresenterebbe il presente stesso, oltre che il futuro, con la stessa difficoltà. Invece, in un'analisi e facendo, perché l'analisi non è filosofia, non è che uno rifletta o pensi sulla propria vita, si espone alla novità. Esponendosi alla novità, può anche giungere a trasporre in altra esperienza quel che fantasia o fatto, perché può anche essere accaduto qualcosa, abbia segnato l'infanzia. È più complessa quindi la posizione. Certo, Ma non Giancarlo, certo. automaticamente, cioè che ci siano stati traumi nell'infanzia, non è una condanna automatica a un futuro, circolare o bloccato. Non è facile, tuttavia, l'altra. Cioè, la sociologia non fa altro che dirci, e non a torto, che ne so, che da una famiglia di criminali è difficile che esca un bravo ragazzo, ed è una famiglia dove c'è modo di parlare, non dico la buona famiglia perché quello caratterizza un'ideologia e altre cose, ma insomma che da una famiglia dove c'è la parola, dove tra genitori e figli c'è parola, insomma è difficile che questi figli abbiano la tentazione intellettuale, qualsiasi essa sia, crimine, stupro o altro, insomma. Giancarlo, scusa se ti Poi interrompo. sono sempre questioni che si potrebbe scrivere un libro, sì? Sì? Come sai, c'è la chat, e c'è una domanda dalla chat che viene da Gianni Colacione, il nostro direttore di Liberi.tv, che tra l'altro dice: quello che tu dici in questa Dimmi, dimmi. risposta è una critica ai modelli deterministici? Assoluta. Non c'è determinismo. Potrei, insomma, ho scritto anche dei testi, ma diciamo in questo caso, proprio per rispondere in modo semplice, non c'è nessun determinismo, non c'è nessuna predestinazione, non c'è nessuna equazione familiare. A ciascuno di giocare la sua vita.
Anche perché, vabbè, Giancarlo, Infatti, innanzitutto se ci puoi alzare un mandano via. pochino la Manda voce via, perché pare che non ti non è sentano. bloccato in partenza. Sì? Sì, e poi io a questo punto volevo rincarare leggermente la dose, Corretto, nel bravo, va senso, bene? Sì. cioè mi domandavo, spesso Sì? si pensa che si è dei cattivi genitori quando magari un figlio non corrisponde all'idea che i genitori si fanno di lui. Adesso esiste il cattivo genitore o è soltanto un non voler lasciare che il figlio lasci il nido, diciamo così? Allora, faccio un esempio rispetto a questo. C'è stata una teoria discussa, discutibile ancora, della madre schizofrenogena. Sarebbe la madre che avrebbe portato alla schizofrenia i figli. Ora, è chiaro che qualora ci sia una madre che interviene in un modo che va in quella direzione, è ancora più difficile intendere la via della libertà, diciamo che ciascuno proceda dall'apertura, non indipendentemente dalla famiglia che ha, ma rispetto a una lettura di questa famiglia. Questa non possiamo impedircela. Quindi è chiaro che ma non so se si possa fare questa sociologia, io non sono un sociologo, anche se qualcosa ho studiato le cose. Cioè, è chiaro che non possiamo negare i genitori che hanno un comportamento rispetto ai figli che sia negativo. Poi già se non ci mettiamo ad analizzare cosa è negativo, sembrerebbe di entrare in differenze ideologiche, politiche, dottrinarie, eccetera. Tuttavia, insomma, un padre alcolista, una madre prostituta, se vogliamo fare questi esempi estremi, pongono la questione. Io dico che anche in quel caso non è determinato. Sicuramente è ancora più difficile. Certo che è più difficile. Io ricordo una delle prime analisi in cui mi trovai in posizione di psicanalista, che qualcuno, un giovane, era stato diagnosticato alla fine del liceo come schizofrenico e sembrava che questo fosse dovuto alla sua enunciazione ripetuta che le donne parlavano al suo posto. Ora, curiosamente, questa analisi terminò con una telefonata della madre che annunciava che suo figlio non avrebbe più continuato l'analisi. Ecco, questa madre è chiaro che ha delle responsabilità rispetto al figlio. È chiaro che per questo figlio, con questa problematica che se diventa un'etichetta, no? Psichiatrica, fa fatica a intendere com'è che il suo futuro non sia bloccato. Può darsi che in quel caso blocca di più l'etichetta psichiatrica che l'intervento massiccio della madre in direzione di una difficoltà che chiamiamo psicotizzazione. Quindi occorre in ciascun caso, è ingeneralizzabile la cosa. Gli esempi che ho fatto, per quanto veri, non possono che essere fantasmatici e fanno parte della mia espressione. Rimane che in quel caso va affrontata quella cosa. Mentre invece, che cosa capita? Capita di solito che ci sia una reazione, una semplice reazione a un genitore, alla genitrice, e ci sia quindi un volersi avvicinare o allontanare dal modello, perché per esempio il figlio di un criminale potrebbe diventare criminale, come potrebbe anche diventare un santo, ma potrebbe giocare semplicemente in una vicinanza o in una lontananza dal padre come modello, e così la madre, e così anche identificazioni incrociate o miste, perché per
questa sorta di algebra è infinita. Uno può prendere qualche spunto e semplicemente e non fare la copia fedele o infedele del padre o della madre, ma va sempre considerata nello specifico di un'analisi. Non serve a nulla fare dei ritratti di persone che non hanno avviato un'analisi o per fare delle sorti di profezie al negativo, no? Io posso dire che dato un padre e dato una madre c'è il rischio che il figlio o la figlia siano così o cosà, ma è ironia, è apertura ancora, non è nulla di una predestinazione, ma va affrontata. Mentre invece noi troviamo questi avvitamenti su di sé, che chiamiamo nevrosi, psicosi, eccetera, ma che sono la non lettura non solo del caso, ma anche dell'apertura stessa, dell'itinerario che abbiamo davanti, della vita libera che a ciascuno spetta, no? E che ciascuno vive a modo suo, cercando che sia in modo originario. Intendo che ciascuno può rispondere in modo nuovo alla questione, no? E Vladimir Bukowski a 18 anni legge sulla Piazza Rossa le poesie in onore di Majakovskij e si troverà nei gulag. E è chiaro che la lettura di questo episodio, no? Ha permesso a lui di scrivere. Ha permesso lui di riuscire anche a uscire, di fare, di diventare biologo, poi politologo e di aver affrontato un'istituzione totalitaria come allora la Russia. Non è che Giancarlo? con quel qualificativo lì non si possa qualificare moltissime generazioni del pianeta. Sì, siamo in Giancarlo, conclusione. purtroppo il tempo a nostra disposizione, come tu ben sai, è scaduto perché 30 minuti avevamo e 30 minuti li abbiamo subito esauriti, pur avendo delle domande, altre domande da Ok, farti, ma bene. sono sicuro che ti potrò intervistare altre volte. Io per il momento volevo ringraziarti del tempo che ci hai dedicato, anche perché fai una vita molto frenetica, ti dividi tra appunto la psicanalisi e tra la cucina. Volevo anche dire che hai un sito internet che è E la cucina, che è un'altra www.transfinito.eu. bella questione, sì. Dove possono, diciamo, seguirti oltre che Certo, su Liberi.tv. che è dal 2001 questa rivista, sì. Come Giancarlo? Giancarlo? Dicevo che è una rivista che è nata nel 2001, quindi a 11 anni, 12. Ah, addirittura, beh, questo Va bene. diciamolo. Quindi io invito i nostri amici web ascoltatori a visitarla perché è molto interessante e poi comunque tu la tieni aggiornata, ti troviamo sulle frequenze di Liberi.tv. Quindi io ringrazio nuovamente Giancarlo Calzolari per il tempo che ti ha dedicato, restituisco la regia a Donato Volpicella che è sempre così paziente e vi auguro appunto di vedere nuovamente Giancarlo a tavola con tutte le sue rubriche che sono interessantissime. Grazie ancora a Giancarlo Calciolari. Grazie a tutti, grazie.